Si ragiona sul piano urbanistico comunale, sul dimensionamento della città che negli ultimi anni ha perso abitanti e sull'idea di città compatta introdotta da Boigas. Il tema dell'urbanistica, di quanto e dove costruire, di come preservare le aree ancora non edificate, della vivibilità della città, sarà centrale nel programma del candidato sindaco del centro-sinistra. Un tema rilanciato anche nei giorni scorsi dagli architetti salernitani, con cui il sindaco Napoli, candidato del centro-sinistra alle prossime amministrative comunali, e l'assessore all'urbanistica della città di Salerno, Mimmo De Maio, hanno già avuto un confronto nei giorni scorsi. Noi abbiamo in questi anni costruito e governato la crescita della città. Ci troviamo a 10 anni dall'insediamento del nostro piano regolatore, lo stiamo rivisitando e questi temi saranno al centro della nostra riflessione. De Maio ribadisce che ci sarà un nuovo approccio. Si manterranno i comparti già avviati e per quelli ancora non partiti potrebbe esserci un ripensamento. Noi proprio col sindaco abbiamo avuto qualche settimana fa un incontro proprio con l'Ordine degli Architetti, al quale rappresentavamo appunto le direttrici che saranno alla base e le impostazioni del nuovo piano che stiamo rivisitando e redigendo, e sicuramente appunto su questi temi, come dicevo prima, c'è ampio confronto, ampio dibattito, e forse su queste tematiche dovremmo impostare la visione futura del nostro piano regolatore. A dire il vero, sul tema del costruire è stato un assunto che fino ad oggi, diciamo, è stato proprio del nostro piano regolatore. Il limite della città compatta era proprio questo: costruire su quello che già era stato costruito e riqualificare le zone che andavano riqualificate. Con questo tema noi continueremo e crederemo di poter dare risposte significative allo sviluppo della nostra città.